Amiche e amici di Euromusica, oggi andiamo a conoscere una giovane artista che esce ufficialmente col primo singolo, ma in realtà è una sorta di fase 2, diciamo, della carriera. Lenora, 1, 2, 3, 4 è il singolo appena uscito, intanto la saluto. E allora, cominciamo a parlare un po' di te, di questo singolo. Perché per te è la prima volta in italiano, giusto? Esatto, sì, nonostante io sia nata e cresciuta qui, ho fatto parecchie esperienze all'estero, principalmente in Inghilterra, dove ho lavorato e scritto per diverse situazioni originali, alcune erano magari situazioni originali di musica hard rock, altre erano K-pop, altre reggae, quindi ho un po' sperimentato in diversi generi. E nel viaggio e nei miei spostamenti a un certo punto è uscito fuori questo progetto in italiano in maniera completamente spontanea, inaspettata, e quindi ho pensato che l'unico posto dove far iniziare questa cosa fosse casa mia, il posto più giusto in cui ripartire in qualche modo da zero con l'esperienza di tutto quello che avevo fatto in passato. Un titolo strano per un singolo. Decisamente, vero? Però ha un perfettamente senso per me e spero che nelle parole si riesca a capire qual è l'idea, il concetto. 1, 2, 3, 4 parla della mia fissazione per i numeri. Per spiegarlo un po' meglio, non sono una matematica, ma semplicemente quando ho bisogno di rilassarmi nella mia mente, naturalmente mi ritrovo a contare numeri all'infinito e al ritmo. E perciò in qualche modo questo brano è un modo di raccontare qualcosa di molto personale che io penso possa accomunare molte persone, quindi in qualche modo ognuno di noi ha la propria ossessione e questa è la mia, e penso che sia giustissimo aprire la conversazione su questo concetto anche dell'essere un po' strani, del volersi accettare per come realmente siamo. Senti, tu fai parte di tutta quella generazione di giovani cantanti, giovani artisti italiani che per fare musica sono andati all'inizio all'estero. Non è così difficile per un giovane fare musica qui? Secondo me adesso c'è più possibilità grazie a un cambiamento del panorama musicale italiano, ed è uno dei motivi per cui ho scelto anche di tornare, di dare una possibilità a questo percorso in lingua madre. È complesso, ma ci sono molte vie e credo sempre che la differenza la fa quanto effettivamente vuoi qualcosa. E la cosa più importante da capire è se il desiderio è quello di far musica o quello di essere al centro dell'attenzione. E se sappiamo di credere nel nostro sogno, che è quello, e abbiamo deciso che diventa una missione, allora si tratta semplicemente di trovare lo spazio che più si confà a quello che effettivamente è la tua direzione, no? E quindi ti direi che adesso è più semplice, ma comunque resta complicato, e è complicato in ogni dove. Dipende anche dal genere che vuoi fare, da quali sono le persone con cui ti sei ritrovato a studiare. Nel mio caso sono cresciuta in provincia e quindi gli input che ho ricevuto da questa città non erano abbastanza forti per quello che io speravo di poter imparare. E infatti è stato così: quando mi sono spostata a Londra ho avuto un'apertura mentale, sono stata introdotta al mondo delle jam session, a dei generi musicali che non mi erano stati fatti cantare o ascoltare prima. Quindi forse se sei cresciuto in una città più grande hai già una visuale un po' diversa. Questa è la mia esperienza almeno. Senti, a Londra un progetto di cui noi avevamo già parlato tempo fa, Nolel and the Dub Factory. Esatto, sì, resta uno dei miei bambini preferiti. Era un progetto diciamo con la musica black, la musica scura, tutta una serie di contaminazioni, no? È vero, sì, era un progetto diciamo pop reggae con influenze dub, influenze funk in qualche modo, e credo che tutto quello che ho fatto in passato rientri e si ritrovi in ogni brano che scrivo, nel groove che utilizzo quando compongo il phrasing delle parole, torna tutto, anche se non è esplicito e magari non facilmente riconoscibile. Credo che sia la parte fondamentale di un percorso di un artista quello di provarsi sotto diversi aspetti in qualche modo. Dopo di questo progetto, che cosa c'è stato? Perché sono usciti alcuni singoli, no?
Sì, questo è stato un progetto che ho seguito per circa 3 anni in realtà e alla conclusione di questo progetto ho lavorato principalmente come autrice e quindi ho fatto musica commerciale e collaborazioni con DJ all'estero, in Svizzera, in Italia e poi ero parte di un team di scrittori con cui mettevamo insieme sostanzialmente delle librerie musicali per artisti, non so, fosse Rihanna della situazione o Jessie J, erano tutte una questione di lavoro di team che mi ha dato molto, ma che a un certo punto non mi bastava più. Ecco, raccontiamo questa esperienza, perché scrivere per gli altri poi, no, si può scrivere su commissione un brano, però può capitare che magari un brano, mentre lo si scrive, si potrebbe avere anche il desiderio di cantarlo in proprio, no? Cosa cambia e come si vive questa esperienza? Dipende sempre da qual è la richiesta. In alcuni casi mi è successo di faticare a lasciare andare un pezzo che credevo che fosse molto nelle mie corde, ma principalmente per me la scrittura resta personale. Nel momento in cui mi viene chiesto di fare qualcosa in particolare, fatico ad uscire dalla dimensione personale, quindi resta non mio al 100%, e se non è mio al 100% è di qualcun altro e va bene che sia così. Senti, adesso chiaramente questo progetto parte da qui, il primo singolo è cominciata la promozione, come va avanti e che cosa prevede adesso? Questo è un primo passo che stiamo facendo con questo nome, ho un team in cui credo e che mi sta aiutando e supportando in questa esperienza. Al momento si parla principalmente di far capire al mondo che questo progetto esiste e perciò di condividerlo, di portare a suonarlo in giro come ho potuto fare proprio recentemente nella mia città e spero molto presto di farvi ascoltare il prossimo singolo che è in uscita a breve e poi sicuramente guarderemo ad un EP e successivamente a un album. È tutto un processo in divenire, le canzoni ce ne sono e ci sono tante. Si tratta solo di seguire un po' i tempi tecnici e di andare avanti su questo giro. Senti, qui fare promozione in Italia significa anche fare tutta una serie di passaggi che molti giovani fanno, mi riferisco ai talent show, ma per esempio mi riferisco a concorsi quali possono essere Castrocaro, Musicultura, certo, piuttosto che il percorso di Area Sanremo, che è un percorso diciamo complesso e diverso. Mm-hmm. Che prevede anche un progetto di formazione. Tu come le vedi queste strade? Queste che hai nominato le trovo tutte interessanti, formative in qualche modo. Vedremo quello che succederà, sicuramente sono nel mio radar di attenzione e sto lavorando per far sì che dove c'è spazio per la mia musica gli venga offerto. Spero di farvi sapere le novità, adesso non posso ancora rivelare perché non ho informazioni certe, però sicuramente sono dei punti importanti che andremo a toccare e cercare di raggiungere, insomma, penso proprio sì. Benissimo, allora io ti ringrazio. Ringrazio te. Naturalmente speriamo di trovarci ancora qui per parlare di altre tue promozioni.